Buonasera dal salotto virtuale di TV City a tutti i nostri telespettatori. Continuano gli approfondimenti a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming. Questa sera torniamo ad occuparci della problematica del settore marittimo anche in seguito all'emergenza del Covid-19. In particolare affrontiamo la questione dei lavoratori stagionali e lo facciamo con gli ospiti collegati questa sera con noi, che vado subito a presentarvi: il sindaco di Torre del Greco, dottor Giovanni Palomba. Buonasera, sindaco. Buonasera a tutti, buonasera ai sindaci, buonasera a voi di TV City e a chi ci sta seguendo. Ciao Vincenzo. Grazie. Buonasera al sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino. Buonasera, sindaco. Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai sindaci. Buonasera al sindaco di Massa Lubrense, dottor Lorenzo Balducelli, buonasera. E Buonasera a tutti. buonasera anche al responsabile di Federalberghi in Sorrento, il dottor Mario Colonna, buonasera. Buonasera, io rappresento l'ICAST e sono un imprenditore, ma non della Federalberghi. Ok, chiedo scusa per l'errore. Buonasera al rappresentante, al presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco, Vincenzo Accardo. Buonasera a tutte, ringrazio tutti di esserci qua oggi della problematica del settore. Grazie. Naturalmente un saluto a chi ci assiste alla regia, il nostro responsabile tecnico Ciro Gaglione. Buonasera, buonasera. Buonasera, ci sei anche se non ti vediamo. Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Lo dicevo in apertura, il tema è di grande attualità e grande la preoccupazione dei lavoratori. Vincenzo Accardo, abbiamo già analizzato questa tematica nei giorni scorsi col sindaco di Torre del Greco, di Ercolano e di Sorrento. I lavoratori stagionali sono allo sbando, sono senza ammortizzatori sociali. La sua rabbia e la sua preoccupazione è grande. È grande perché oggi abbiamo visto il presidente Giuseppe Conte di parlare di nuovo decreto, legge, la fase 2. Non siamo da 60 giorni a caso questi lavoratori cosiddetti precariati, marittimi cosiddetti fantasmi, non sono riconosciuti da nessuno, non percepiscono un euro, anzi pagavano anche un fondo solimare come fosse una specie di cassa integrazione, tutti la pagano ma nessuno la può soffrire di questa situazione dei lavoratori del mare. Solo quelli là di continuità rapporti di lavoro, ma ci sono tantissime migliaia e migliaia di precarate che pagano il fondo solimare, ma non possono percepire questo. Da oggi, noi da gennaio, oggi tutti i marittimi precariati non percepiscono più un euro, un reddito quest'anno non ce l'hanno. Se ne parlerà più avanti, verso il 2021. Noi parliamo delle MSC, parliamo di Costa Crociere, parliamo di tutti i traghetti che lavorano nelle acque nazionali che ci sono qui, che hanno abbassato tutti quanti le tabelle. Ci sono armatori che hanno passato 8 ore solo di lavoro, nave ferme nei porti e la stagione già è finita. Qui c'è anche Mario Colonna che diciamo parlano anche loro di responsabilità degli alberghi, dei camerieri, dei cuochi, come ha parlato il sindaco la volta scorsa a Cuomo. Ma qua cosa succederà per tutti questi lavoratori? Ecco, la vostra presenza, come abbiamo detto la volta scorsa, di fare un grandissimo mega documento di tantissimi sindaci insieme, mandarlo al presidente Conti, mandarlo a Mattarella, mandarlo al ministro dei trasporti, a dire sì che qui è finito, non c'è più niente. Ci sono più di 20.000 persone che non possono più percepire un euro e non si sa se il mese prossimo possono pagare il piccione. I frighi sono vuoti. Sindaco Palomba, la situazione a Torre è nera, lo diceva Vincenzo Accardo. Lei già nella precedente puntata ha condiviso l'idea di questo documento condiviso con gli altri amministratori. Allora, ci siamo sentiti e visti pochi giorni fa con Cuomo, il sindaco di Sorrento, e Bonaiuto, il sindaco di Ercolano, con Vincenzo, con tutti voi. E il finale di quel momento è di condividere assieme un documento, quello che ha detto Vincenzo Accardo. Un documento che penso, Vincenzo, lo stai anche preparando in modo Sì. tale che praticamente lo dobbiamo poi firmare. Quello che dici, Vincenzo, tu da Greco lo stai vivendo in pieno.
sia come marittimi, essendo noi il secondo comparto, quindi abbiamo una quantità di marittimi, numeri enormi, e sia poi per tutto quello che per quanto riguarda le strutture dei nostri i cuochi, tutti quelli che svolgono attività all'interno delle attività di ristorazione ed altro. Quindi noi come Torre del Greco, poi ricordo il signor di Sorrento che vive in particolar modo la città, da quello che è il turismo, quindi alberghi, ristoranti, tutto quello che è turismo praticamente è zero totalmente. Noi seguiamo a ruota e altro non possiamo fare che coordinarci con un documento, come abbiamo detto la volta scorsa, essere promotori dell'istituzione di un fondo per il comparto marittimo, prevedendo meccanismi di sostegno al reddito come cassa integrazione o d'altro. Quindi assieme condividiamo questo documento e quanto prima lo dobbiamo mandare, perché altro non possiamo fare, perché realmente la situazione è grave. Sindaco Balducelli, a Massa Lubrenza, qual è la situazione che state vivendo? La situazione a Massa Lubrenza penso che sia uguale un po' a tutti i territori, sia della penisola sorrentina, ma anche di altre realtà. Purtroppo il discorso della stagionalità ci porta ad avere delle problematiche non indifferenti. Noi viviamo di turismo, come chiaramente come Sorrento, anche se in modo minore, ma diciamo la maggiore redditività viene dal turismo, viene dalle nostre case vacanze, B&B, ristoranti anche stellati. Noi abbiamo sul nostro territorio molte strutture stellate, abbiamo una qualità non indifferente e oggi chiaramente è tutta completamente chiusa, con una prospettiva almeno nell'immediato pari a zero. Io ho vissuto in prima persona il discorso dei marittimi, lo dicevo ieri al dottor Accardo, perché praticamente fortunatamente abbiamo avuto anche delle strutture che ci hanno dato la possibilità di poter ospitare i tanti marittimi che sono sbarcati e che non avevano dove poter trascorrere la quarantena. Certamente non lo potevano andare a trascorrere nella casa con i propri familiari, altrimenti avremmo creato ulteriori problematiche mettendo in quarantena anche i propri familiari. Abbiamo gli stagionali del turismo, siamo veramente messi male, perché noi viviamo proprio di questo, quindi sicuramente un documento congiunto, io sono favorevolissimo a farlo. In questi giorni io ho chiesto un po' a tutte le categorie di darmi qualche indicazione, di darmi qualche dritta per quello che potrebbe essere quantomeno il futuro immediato. Quindi io già a partire da dopodomani inizierò anche poi a consultare le categorie dopo questi, diciamo, indirizzi che mi sono stati dati. Chiaramente se lo facciamo insieme tutti sarà sicuramente un qualcosa di positivo. Sindaco Ambrosino, immagino lei condivida le stesse preoccupazioni dei suoi colleghi. In che modo voi amministratori potete far sentire la vostra voce e cercare di fronteggiare questa crisi? Allora, innanzitutto consentitemi di ringraziarvi per questa iniziativa che ci dà l'opportunità comunque di condividere a distanza delle idee, delle iniziative, ecco, per sentirci un po' meno soli in questo momento in cui è difficile vivere, ma è anche ancora più difficile amministrare. Procida, noi in questi anni abbiamo cercato di farla conoscere un po' di più per il mercato turistico, eravamo nel pieno di una crescita che registrava numeri importanti. Noi sull'isola, per esempio, l'anno scorso nel 2019 abbiamo fatto 270.000 sbarchi di ospiti che sono venuti qui nelle nostre strutture ricettive. Però, nonostante questa crescita grande delle nostre attività turistiche, il settore fondamentale del nostro paese è il settore marittimo, perché la stragrande maggioranza dei nostri concittadini fanno i marittimi, hanno colleghi chiaramente di tutti i comuni di Torre del Greco, della città di Napoli, della penisola sorrentina, quindi ci incrociamo sulle rotte di tutto il mondo. I nostri marittimi sono la vera forza economica di questo paese, sia
impiegati nel settore crocieristico sia chiaramente nel settore dei trasporti. E chiaramente c'è una grande difficoltà perché si è fermato un po' tutto il mondo, quindi dobbiamo vedere in che modo sostenere questi nostri concittadini. Ecco, penso che lo spirito di questa iniziativa sia corretto nella misura in cui mettiamo insieme le energie per poter contare di più. Procida è una piccola realtà, siamo 10.000 abitanti, però è evidente che se ci uniamo insieme tutti i comuni costieri della regione Campania, della provincia di Napoli, che hanno in comune questa professione importante, ecco, con il coordinamento anche delle associazioni di categoria, credo che possiamo reclamare gioco forza dei risultati importanti. Parliamo naturalmente di comuni la cui economia si basa sul mare e sul turismo. Dottor Colonna, lei da imprenditore come sta vivendo questa situazione? Beh, anch'io prima di tutto ringrazio per l'invito e faccio un augurio ai sindaci, non vorrei essere nei loro panni perché capisco benissimo la difficoltà dell'affrontare questa emergenza nella loro funzione. E il turismo ovviamente sta vivendo gli stessissimi problemi e le stessissime angosce del settore marittimo. In Italia, lo sapete meglio di me, ci sono 3,5 milioni di impiegati legati alla filiera del turismo e che sviluppa questo 13% del PIL. Ora, a fronte diciamo di un'attività stagionale, i nostri collaboratori hanno la possibilità di sopravvivere nel momento in cui non hanno il lavoro, cioè sono disoccupati, solo se percepiscono questa benedetta indennità di disoccupazione. In maniera del tutto, diciamo, assurda, ha stravolto questa normativa. E invece che assicurare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione alla persona, al disoccupato, per il periodo in cui resta a casa, hanno cambiato la normativa dicendo vi riconosciamo l'indennità di disoccupazione solamente per la metà del periodo che avete lavorato. Quindi se un dipendente fa 8 mesi di lavoro, ne prende 4 di disoccupazione, se ne fa 6 ne prende 3, se ne fa 2 ne prende 1. Allora, diciamo, il governo in questo momento può anche tentare di dare, come sta facendo, un sussidio per i primi mesi, questi qui, marzo, aprile, maggio, giugno, ma la difficoltà, l'emergenza sociale, la macelleria sociale verrà fuori da settembre in poi, da ottobre in poi. Perché se noi non riusciamo ad aprire le nostre aziende, non possiamo far lavorare queste persone, non matureranno nessun indennità di disoccupazione, e da settembre o da ottobre del 2020 fino ad aprile del 2021 queste persone non avranno di che mangiare. Ecco, diciamo, questo è il motivo per il quale c'è da preoccuparsi, oltre che del farli vivere adesso, perché adesso con il decreto che uscirà domani probabilmente il governo andrà, ditemi voi se vi devo fermare, no, prego, finisco pure. Sì, allora il governo andrà a coprire, oltre al mese diciamo di marzo che ha già dato i 600 euro, andrà a coprire aprile, maggio e forse inizi giugno o giugno. Bene, ma poi dopo si dovrà preoccupare di dare i soldi a queste persone almeno per altri 8 mesi, per altri 9 mesi, perché sicuramente se non aprono le attività non potranno maturare nessuna indennità di disoccupazione. Ecco, questo è il punto sul quale vorrei, diciamo, aprire un primo giro, e poi se volete vi do altri dati e anche quello che stiamo... Va bene, il quadro è veramente grigio, Riccardo, i sindaci come le associazioni di categoria stanno rispondendo al suo appello. Lei tutti i giorni riceve segnalazioni e chiamate dai lavoratori di Torre del Greco e del Colano che vivono queste difficoltà, ma ce lo spieghi ancora una volta, che significa vivere così? Significa vivere così, oggi
Stamattina proprio un ragazzo mi ha chiamato di Palermo, perché non sono dalla Campania, quando siamo solo noi nella Campania siamo 20.000 tra le penisole, mi stanno chiamando tantissimi marittimi da Massa Sorrento, Piano di Sorrento, Mede di Sorrento, tantissimi ufficiali che lavorano con la MSC Costa Crociere, comandanti, mi stanno chiamando lavoratori che vivevano solo di queste stagionalità, che si facevano l'estate da aprile a fine ottobre, 5-6 mesi, e 3-4 mesi di disoccupazione, andavano avanti e lavoravano per un anno intero. In tutto questo, cari amministratori, non c'è più niente. Noi dobbiamo partire, perché qua nessuno imbarcherà, stanno dicendo solo stronzate, i marittimi, stagionale è finito, possono riaprire quando loro la fase 2, ma cosa fase 2? Che si parla che i bar, i ristoranti sulle navi non possono aprire, significa che il personale non può imbarcare, le tabelle sono ridotte all'osso. Allora cosa stiamo aspettando? Che qua l'estate è finita, che fra un mese, fra una trentina di giorni nessuno paga più pigione, cosa succederà? Qua abbiamo, ci sono le persone con identità di malattia che hanno dei problemi sani, oncologici, dovevano avere i loro soldi, e abbiamo fatto delle denunce all'Inps di Napoli, 60-70 giorni, ancora deve versare dei soldi. Ci hanno risposto, dice mandatemi questi email e noi cercheremo di aiutare tutti. Io sto scrivendo email la mattina e la sera. Noi qua dobbiamo fare una cosa, al governo dobbiamo dire una cosa: reddito cittadinanza per tutti questi lavoratori stagionali. Qua non esiste più niente, ci vuole un reddito di cittadinanza, pure 1000 euro al mese, 900 euro al mese, per vivere, pagare il pigione e andare dalla salumiera e comprare 20 kg di pasta e 10 patate, che si fa la pasta la mattina e la pasta la sera. Qua siamo tornati ai tempi di guerra, quando stava mia nonna e si diceva si mangiava un pezzo di pane con i fagioli sopra, perché non c'era niente, chi si lo poteva comprare. E oggi stiamo arrivando a questo. E io vi do a voi sindaci, tutti quanti, capitelli di porto, devono chiudere i collocamenti, devono chiudere la capitelli di porto, devono chiudere le matricole, perché qua non devono fare matricole e poi non si imbarca. E ci sono queste società di Manning che guadagnano milioni di euro per fare formazione. Basta, vediamo chi sono rimasti, diamo un segnale forte, il governo ancora una volta non hanno parlato di noi, poi ho visto la sceneggiata ieri a Montecitorio con il cartello in mano, a distanza di 2 metri i fratelli d'Italia hanno fatto uno show, e noi siamo chiusi da 60 giorni a casa senza avere un euro e senza niente. Poi io veramente vi ringrazio di cuore a tutti quanti voi, anche il sindaco Giuseppe Gomez, il sindaco Ciro Bonaiuto, per la volta scorsa. Io sto mettendo in contatto anche con il sindaco di Palermo, proprio per essere tutti quanti noi insieme e dare veramente una voce a questi lavoratori, perché carissimi sindaci, ce li troveremo tutti quanti sotto casa nostra e staremo per strada, perché noi come associazione, dopo aver fatto questi documenti, ci devono dare risposta. Noi scenderemo con i nostri figli dopo che finisce l'emergenza del coronavirus, ma ci sediamo a terra con i bambini e la protezione civile deve portare qualcosa da mangiare ai nostri figli, perché non si può andare avanti. Io non ce la faccio più a sentire 10.000 telefonate al giorno perché non possono lavorare, dice, ma quello è successo il coronavirus. Ma va bene, allora tutti questi fallimentari a livello di Roma si tolgono tutto quanto in mezzo e possono distribuire a tutte queste persone. Perché io carissimi, io faccio il presidente dell'associazione, ho più di 3.800 iscritti e ci prendiamo 1,35 euro al mese per dare una mano a questi lavoratori. Come il sindaco che ho visto di Procida, che abbiamo visto i nostri concittadini su quella nave, stanno ancora là a Piombino, che erano da 100 infetti sono arrivati a 300. Moci man mano stanno sbarcando. Allora deve finire tutto. Il contratto collettivo nazionale dei marittimi deve essere buttato via su questa situazione del coronavirus, cominciare a scrivere un contratto dignitoso per tutti i marittimi italiani. Perché è inaccettabile, chi viene in Italia, chiunque sia armatore, qualunque sia società di crociere, si vengono a prendere i nostri concittadini italiani per fare le crociere, i business di milioni di euro, devono imbarcare minimi il 60% dei marittimi italiani sulle navi. Il governo deve fare formazione, deve dare una mano a queste categorie, fantasma, non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più, non sappiamo più dove gestire queste cose. Io vi mando questo grido di speranza a voi tutti e vi ringrazio di cuore, anche i sindaci precedentemente, che è venuto il momento metterci tutti insieme e gridare per il marittimo italiano, perché fino ad ora, dai 5 anni, ho combattuto un armatore, siamo in senso onorato,
sono affiancato da una nave, siamo onorato per i marittimi italiani, fino ad oggi è combattuto da solo. Oggi il problema è di tutti, perché non è della società, ma è di tutti quanti oggi. E allora noi sindaci, noi associazioni, dobbiamo dare conforto a questa situazione. Chi vuole venire a guadagnare milioni di euro in Italia deve dare minimo 80% di disponibilità ai marittimi italiani. Perché voi dovete capire una cosa, gli armatori non pagano tasse, non pagano IRPEF, non pagano scala fiscale, non pagano tasse per imbarcare i marittimi italiani. Fino a ieri hanno avuto la possibilità di sfruttare gli extracomunitari a $400. Noi non siamo razzisti, ma vogliamo che tutte queste persone che vengono da terza volta vengano pagate come gli italiani. Allora basta di fare la strumentalizzazione, è venuto il momento tutti insieme di scrivere un contratto, perché carissimi sindaci tutti, noi siamo il motore della nostra città. Va bene il turismo, va bene tutto, ma i nostri genitori, i nostri nonni sono state l'economia delle nostre città come stanno oggi. E il mare, perché più del mare non abbiamo più niente. Fuori dal mare siamo morti. Grazie. Sindaco Palomba, parliamo dei marittimi, ma parliamo questa sera anche di turismo, la stagione balneare è alle porte. Quali sono le prospettive? Allora, le prospettive sono quelle che si sta cercando di vedere con ordinanze di poter riaprire almeno quella che è la stagione balneare dei lidi. Però dobbiamo sempre capire in che modo, con le distanze, con i dovuti accorgimenti. A noi adesso interessa seguire quella che è la questione dei marittimi. Allora, Vincenzo, ai sindaci come l'altra volta e al sindaco Ambrosino, Balducci, al dottor Colon. Allora, noi ci siamo detti che dobbiamo preparare questo documento e lo dobbiamo fare quando prima possibile, mandarlo a chi di dovere, cercare di capire, perché tu è un grido d'allarme che stai mandando e che noi lo seguiamo, perché poi noi siamo i rappresentanti delle istituzioni e capiamo bene le difficoltà che da qui a poco già le abbiamo, ma saranno sempre più forti. Quindi viviamo di queste, le nostre città vivono grazie al reddito dei marittimi, 3.800 moltiplicate quanti sono i componenti delle famiglie, e solo a Torre parliamo di 8.000-9.000 abitanti che vivono da questo reddito, e poi tutto quello che l'annesso e connesso di tutte queste situazioni qua. Quindi non perdere tempo, andare avanti, come tu sempre lo dici, Vincenzo, vediamo e poi cerchiamo di capire le risposte, almeno quel reddito minimo, un giusto reddito che almeno per sopravvivere, e questa è la cosa più importante, perché questo adesso io quello che dico sempre, oggi ai cittadini italiani, per chi non sta lavorando, serve almeno la sopravvivenza dignitosa, e aspettare che si risolva questo momento di questo sanitario, che lo dico sempre, Covid è il problema sanitario, ma il problema vero è quello là economico, che io lo vedo molto ma molto più insidioso del Covid. Lo abbiamo sempre detto, Covid è una cosa, ma il problema economico secondo me è molto più difficile da superare rispetto al Covid. Sindaco Ambrosino, anche da questo confronto con gli amministratori emerge questa idea di un documento condiviso. Quali secondo lei sono le urgenze, le priorità da evidenziare? Sindaco di Procida, io una cosa anche per ricordarci, è quel ricordo del 7 ottobre, quando praticamente quando si è venuto a Torre e con le spoglie del beato Vincenzo Romano, che poi diventava San Vincenzo Romano, e questo realmente ci deve aiutare tantissimo. C'è stato un tonnellaggio tra Torre del Greco e Procida, anche nel segno del nostro santo San Vincenzo Romano. Prego. Sì, abbiamo ribadito un legame forte in quell'occasione, che poi è un legame che spesso mette insieme i nostri concittadini che si trovano insieme a bordo delle navi di tutto il mondo. Quindi abbiamo sancito un legame forte che c'è con tanti paesi comunque della provincia di Napoli, e sottolineiamo sempre in questa occasione come nelle altre, il mare è un elemento di unione, di legame tra le persone. Noi che veniamo dai paesi marittimi lo sappiamo bene quanto il mare sia un elemento che unisce tante nazionalità. Mi veniva da pensare, mentre ascoltavo, anche a quello che stiamo vivendo noi direttamente a Procida, che c'è molto evidente in termini di riduzioni del traffico marittimo. Oramai l'isola è collegata solamente da pochi traghetti agli scafi
con la terraferma, come mai è successo nella storia, chiaramente a memoria d'uomo, probabilmente solamente nei periodi di guerra o nel primo dopoguerra c'era una situazione tanto difficile, con pochissimi traghetti, 3-4 al giorno, che ci collegano con la terraferma. Ecco, anche i lavoratori di Caremar sono in difficoltà, sono in cassa integrazione, così come quelli delle società private. Senz'altro dobbiamo ribadire che è necessario tornare alle nostre, alla nostra quotidianità, per poter riprendere anche questo settore della navigazione, che è proprio fuori dalla nostra porta. Per il resto concordo che bisogna trovare, anche per i marittimi che fanno percorsi più lunghi, per i marittimi che solcano tutti i mari del mondo, degli ammortizzatori sociali più efficaci. Noi Isola di Procida abbiamo un primato in comune con la città di Torre del Greco, che abbiamo istituito uno dei primi monti di reciproca assistenza. Noi abbiamo il Piemonte dei Marinai del 1616, e i monti di Pietà servivano appunto all'assistenza reciproca, si mettevano dei soldi in comune per poi poterli adoperare laddove c'erano dei momenti di crisi, mancava il marittimo perché scompariva nel mare, la famiglia veniva assistita. Ecco, voglio dire che nel 600 c'erano dei sistemi efficaci di stato sociale, forse probabilmente anche più pronti, più efficaci di quelli che abbiamo a oggi. Quindi, con questa sottolineatura voglio aderire a questo documento comune che si farà, sottolineando appunto che anche i marittimi di Procida reclamano quelle attenzioni dal governo che sono necessarie per i nostri concittadini, che contribuiscono a far muovere tutto il mondo. Sindaco Balbucelli, quali sono le richieste che arrivano da Massa Lubrense? Le richieste che arrivano da Massa Lubrense, l'ho detto prima, io ho chiesto a tutti gli operatori, lei prima chiedeva anche al sindaco di Torre del Greco qual era la situazione per quello che può essere la stagione balneare di lidi o quant'altro. Noi non è che abbiamo queste spiagge immense dove poter vedere la gente fare il bagno in modo, diciamo, normale. Quindi noi questa estate, secondo me, per quanto riguarda le spiagge, avremo veramente dei problemi grossi, perché non abbiamo grossi spazi. Il dover chiaramente, giustamente, attenersi a quelle che possono essere un discorso di distanza sarà veramente dura. Quindi mancano proprio gli spazi per consentire... Ma mancano gli spazi, noi abbiamo, non abbiamo un discorso di spiaggia, noi abbiamo spiaggette, abbiamo cale, gli spazi sono limitatissimi, quindi i nostri operatori sono in una difficoltà incredibile. E quindi a questo poi è collegato quello che dicevamo prima degli stagionali, sia del settore, ecco, turistico, alberghiero, ma anche di tutto quello che può essere il discorso balneare. Cioè, è una situazione drammatica, drammatica, e chiaramente che si riversa poi, come dicevamo prima, per quello che riguarda i marittimi che sono in una difficoltà incredibile, perché non sanno quando potranno riprendere la loro attività. Quindi certamente sarà un discorso molto difficile, e io mi auguro che preparare questi documenti, che siano veramente, che vadano ad abbracciare territori interi, siano la cosa che possa quantomeno cercare di avere una situazione migliore di quella che si prospetta in questo momento. Dottor Colonna, l'abbiamo ascoltato dagli interventi di tutti i sindaci, la situazione è critica, come lo diceva, lo sottolineava bene anche lei prima nel suo intervento. Rispetto a questa idea condivisa di questo documento congiunto, dal suo punto di vista che cosa va ancora aggiunto? Guardi, io vorrei aggiungere anche una parola sul punto focale, che è quello di rimettere in moto il lavoro. Secondo me, no, il documento lo possiamo scrivere, lo dobbiamo scrivere, lo possiamo mandare a chi volete voi, però voglio farvi
voglio darvi la testimonianza delle mie ultime due settimane di partecipazione a riunioni contro riunioni. Le riunioni che porteranno poi alla stesura del documento fanno questa fine. Allora, gli imprenditori si riuniscono, scrivono al sindaco, il sindaco scrive al presidente della regione, il presidente della regione scrive al ministro del turismo, il ministro del turismo scrive alla comunità europea, la comunità europea scrive forse al padre eterno. Ecco, io credo che questo rimpallarsi le responsabilità, proprio perché magari non c'è la risposta da poter dare o non ci sono le risorse da poter impiegare, si può diciamo affrontare soltanto nel rimettere il lavoro in movimento, nel cercare di nuovo, vi parlo del turismo, di cercare di far arrivare la domanda, di far arrivare degli ospiti. Ovviamente ci saranno ancora dei tempi, forse fine giugno, forse inizio luglio, sperando che la curva scenda del tutto, ma soltanto se noi rimettiamo in moto la domanda possiamo essere minimamente fiduciosi nel superare questa emergenza. Noi stiamo cercando di individuarla anche questa domanda, e sicuramente sarà la domanda interna, cioè il cliente italiano che potrà fare una vacanza. Allora tutto il mondo del turismo italiano si sta accettando su questa eventuale domanda dell'ospite italiano. Sapete oggi che cosa è successo? È successo che il governo tedesco ha emanato una legge dove chiede a tutti i cittadini della nazione di non uscire per fare un viaggio fino al 14 di giugno. Allora, mi veniva da pensare, se veramente ci fosse qualcuno che tiene a cuore la sorte delle aziende italiane, e nella fattispecie dovrebbe essere il governo, perché non emanano un'altrettanto legge dove dicono agli italiani: voi non dovete uscire per viaggi fino al 30 di settembre, in modo che praticamente chiunque può e vorrà fare un viaggio lo faccia in Italia. Basterebbe questo per rimettere in moto una domanda. Ecco, io mi fermo qui. Siamo alle battute finali. Vincenzo Accardo, anche oggi è stato un confronto molto costruttivo. È stato un confronto ottimo e mi fa molto piacere, veramente sarà solo un inizio questo. Volevo rispondere al dottor Colonna. Già sappiamo la procedura, ti ringraziamo. Questa volta scriviamo al Presidente della Regione, il Papa, Ministro dei Trasporti, Europei, Pasquale, Nicola, Gennaro, facciamo un documento che qualcuno di tutti i 20-30 persone di questi signori ci devono rispondere. Noi ce lo portiamo alla mano, mi posso pure di qua a fare l'autocertificazione, mi faccio le 50, grazie con la vostra politica mi faccio portavoce vostro, vado tutte le parti, glielo vado a portare alla mano e poi vado a dire: signori, se nessuno si risponderà, io come presidente dell'associazione Metti per il Futuro non posso fare altro prendere tutte queste persone, scendere in strada perché non possono mangiare. Io più di questo non posso fare. Io posso garantire la più grande manifestazione che abbiamo fatto in tutti questi anni. Abbiamo fatto una manifestazione a Roma sotto la Confidarma, più di 4.000 marittimi. Ma voi sapete un'altra cosa? Sapete che i centri di marittimi, questi qua italiani, per dimenticato questa cosa, Antonella, oggi tanti marittimi hanno i certificati scaduti e gli hanno dato una proroga di 6 mesi. Ma lo sai che questi qua perderanno tutti quanti i titoli? E stiamo facendo di nuovo a dire che non troveremo marittimi italiani, e siamo nelle Filippine, stanno facendo tutti quanti i corsi, e stanno facendo i refresh, lei è aperto, e qua siamo chiuso. Scusate, io a casa mio figlio fa i compiti, sta facendo i compiti tutti i giorni, viene chiamato ogni mezz'ora, i grandi, i piccolini, i medi, i grandi. Ma scusate, ma dico, questi corsi che possiamo fare? Non li possono fare tutti quanti via web, tutti quanti. Poi, quando devono fare la prova pratica, ti presento qualcuno, una persona alla volta, si butta a mare, gira la sciocca e ha fatti così. Qua vuol dire che mo metteremo tutti i nostri marittimi di nuovo da parte per imbarcare. Io non sono razzista, lo torno, ripeto di nuovo, ma torniamo a mettere extracomunitari, a mettere in moto questa situazione. Ribadisco, caro Antonella, io sono pronto, già farò
un consiglio con tutti i direttivi dell'associazione, mettere in punto già subito delle manifestazioni pacifiche a distanza con i bambini. Famiglie nessuno si può muovere, scusate. Io più di questo, io tutti voi sindaci come associazione verremo una giornata nei vostri paesi come associazione rappresentante, dove faremo una manifestazione anche a Sorrento, dove stanno tutti questi albergatori, dove stanno tutti questi cuochi, camerieri, stanno tutti quanti nello spazio stagionale. Ma il marittimo fantastico non vuole essere più. Noi marittimi non vogliamo essere più fantastici, veniamo in tutte le parti che possiamo unire, tutti quanti insieme. Vi dico ancora una volta, grazie di cuore, vogliamo un minimo reddito per portare queste famiglie avanti affinché finisce il coronavirus. Minimo 900 euro al mese, che devono pagare il piccione, non voglio mangiare né pesce, né bocca, né spaghetti, niente, pasta bianca mattina e pasta bianca la sera. Deve bastare questo coronavirus perché ci mangiamo l'uno con l'altro. Scusate la mia franchezza, perché mi dovete credere, io non ce la faccio più a sentire quelli che stanno la mattina, sì, e mi metto pure quello che succederà fra poco, perché nessuno vuole dire la verità. La stagione, caro Mario, è finita, qua non verrà nessuno, tutti gli italiani si sono fatte le ferie a casa, tutti gli italiani non hanno più un centesimo, tutte quelle persone che lavoravano e si arrangiavano in nero sono distrutti, non c'è niente per nessuno. Questo è mondiale. Ma noi nella nostra fabbrica, che è il mare e l'economia, dobbiamo ripartire da questo, dell'economia del mare. Le navi ci sono, quando ripartiranno? Venite in Italia, marittimi italiani, senza offesa a nessuno, europei, marittimi italiani vogliamo, perché un marittimo italiano costa di più di un marittimo rumeno, perché dice che siamo comunità europea, pigli un rumeno e costa meno di noi, ma che state capendo? Allora dobbiamo venire in Italia, venite a guadagnare, vi arricchite voi armatori, dovete imbarcare marittimi italiani. I contrari, sindacati guadagnano 300 euro a extracomunità. Ogni sindacato, ogni extracomunità guadagna 300 euro. Sono gli accordi scritti, andate sul nostro sito, andate a vedere. Allora questi accordi in deroga vanno strappati, vanno fatti noi, e voi sindaci che avete questa forza veramente tutti quanti insieme, che scriviamo a tutti i mondi, dare veramente una mano, perché domani, quando ti verranno da voi, dice sindaco, io sto senza mangiare, sindaco, mia moglie e mio marito non lavorano, voi non dovete dire niente, io e tuo marito che caccia di prete, qua ci sta tanto di quella prospettiva di imbarcare, perché ogni nave da crociere porta 1425 persone di equipaggio, vedete quanta nave di crociere si sta, vedete quando ne vengono in Italia ricchissi, poi ci sta pure questo crociere che metto con la bandiera italiana a fuoco, ma c'è nemmeno il 10% degli italiani, ma che stiamo scherzando? E poi... E poi dice, ma qua c'è questa disoccupazione, poi ci sta qualcuno della criminalità, siamo contro la criminalità. Apre e chiude una parentesi e abbiamo finito, e vi ringrazio di cuore a tutti. Quello là della polizia, Pasquale Apicello, sentire quel grido della moglie dal balcone, che qualche giudice adesso prenderebbe, non perché sono rumeno, sono zingaro, deve essere pure napoletano, buttateli in carcere a vita, solo sentire lo strazio, poi tutti quanti fanno politica. Le povere persone come questi poliziotti che veramente hanno fatto qualcosa di grande, vedere quella fotografia di quel poliziotto che sorride e sentire le grida della moglie e della piccola che dice papà, scusate di questo pensiero che ci voleva, perché mi è toccato tantissimo, sono due giorni così, ma vi voglio bene e vi ringrazio di cuore. Io adesso vi farò un gruppo WhatsApp, quando ognuno di voi mi metterò in questo gruppo, voi mi dite di sì, io vi metterò nel gruppo con Cuomo, con Palomba, con Aiuto, Vaticelli, il sindaco di Procida, mettiamo insieme, scriviamo qualcosa, vedete voi, e rispediamo tutto il mondo. Cominciamo a fare già una cosa fondamentale, che siamo tantissimi sindaci, e dare un segnale forte, portarsi che Conte si può svegliare, dicevo, qua esistono veramente i marittimi fantastici, e solo la Campania sono 20.000, sono 50.000 in tutta Italia, perché qua non è solo la Campania, ci sta Palermo, Sicilia, Bari, Pizzo, Molfetta, ci sta una marea di gente che arriva solo sul mare. Grazie mille a tutti. Di certo, dunque, la mobilitazione per i marittimi italiani non si fermerà. Si chiude oggi questa puntata. Io vado a salutare e a ringraziare i nostri ospiti in collegamento in streaming, il sindaco di Torre del Greco, dottor Giovanni Palomba, il sindaco
di Procida, Raimondo Ambrosino, il sindaco di Massa Lubrente, Lorenzo Balducelli, e l'imprenditore Mario Colone, naturalmente te Vincenzo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro. Un saluto grazie e ringraziamento anche alla regia, al nostro responsabile Ciro Caglione, e da parte mia un saluto a tutti i nostri telespettatori. Saluto a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao.